Il mio impegno verso l'ambiente nasce innanzitutto del mio disagio della vita in città. Ho iniziato a sentire un disagio molto forte e sentire proprio che i miei comportamenti di tutti i giorni andavano a impattare sull'ambiente. Il progetto Regenerate in Villa Fortuna è un progetto della Fondazione Capelino, che è un ente senza scopo di lucro che ha la finalità la salvaguardia della biodiversità e la lotta al cambiamento climatico. Questo progetto nell'ambito dell'agricoltura rigenerativa e facciamo un'agricoltura sperimentale per sperimentare dei modelli che siano a impatto praticamente nullo sull'ambiente, non fare una produzione che nel nostro caso è di frutta monoculturale, ossia solo un tipo di frutta, ma fare delle consociazioni, utilizzare dei prodotti che ad esempio non, col tempo e nell'accumulo non vadano a impattare sull'ambiente, non vadano a entrare nella falda acquifera e anche danneggiare gli impollinatori. Però è un progetto a lungo termine perché oggi noi non abbiamo delle risposte, no? Stiamo facendo degli esperimenti. Oggi l'agricoltura sa già come produrre cibo, il cibo che mangiamo è già un cibo che tutti gli agricoltori sanno come fare. Noi non sappiamo ancora come fare a produrre cibo senza distruggere l'ambiente e e pensando anche a tutte le altre forme di vita. Il progetto Regenerate in Villa Fortuna innanzitutto dà il proprio contributo al territorio, nel territorio alessandrino, di poter verificare come si comportano altri tipi di modelli agricoli in questo ambiente, in questo clima, con queste caratteristiche anche di suolo, e tutto quanto. E questo è un contributo, diciamo, locale e che poi si potrà magari espandere anche in tutto il territorio italiano. A Villa Fortuna cerchiamo anche di includere dei ragazzi giovani che sono anche laureati e quindi hanno modo di aumentare la conoscenza e imparare nuovi modelli di fare agricoltura. Includiamo anche gli immigrati. La siccità degli ultimi anni, anche se noi siamo da poco in questa attività, ci costringe a vedere dei pozzi che si asciugano, quindi impossibile da pescare l'acqua per poter irrigare, gli orti e le colture varie. E quindi senza pioggia bisogna sfruttare tutti i pozzi che sono a disposizione perché senza acqua non si produce cibo.